alzano cene. Mister, due partite, 6 gol fatti, nessuno subito, però tra la prima e la seconda probabilmente un po' di differenza, specialmente dato dal fatto che il River Casale si è chiuso, specialmente il primo tempo, squadra molto corta, uno in marcatura quasi fissa su Lombardoni e quindi voi facevate sì girare palla ma trovate pochi buchi in avanti. Poi forse il gol di Martinelli è stato un po' un sospiro di sollievo. Sì, è ovvio che se una squadra si difende in 10, tenendo presente che noi non volevamo neanche affrettare la giocata, perché sapevamo che comunque la gestione dello 0-0 ci poteva anche star bene, anche se il nostro obiettivo era quello di far gol. Il primo tempo l'abbiamo dimostrato, abbiamo giocato solo in una metà campo. Sì, è vero, loro ci hanno lasciato pochi spazi, però ci hanno anche concesso 3 grossissime occasioni, cioè abbastanza clamorose, di cui una clamorosa, e ovviamente poi se non fai gol con la loro fisicità, con la loro forza fisica, mettendola su un piano dove noi probabilmente soffriamo, ed è la realtà, perché una squadra secondo me tecnica come la nostra, abituata a giocare un calcio completamente diverso, è ovvio che in quel frangente, in quella situazione soffre. Certo, però comunque la vittoria è arrivata, come dicevo, nessun gol subito. Sabato ci sarà il Football Club, squadra romana. Non conosciamo niente, adesso pensiamo a recuperare infortunati e dalla stanchezza, poi ci preoccuperemo della finale da domani. Ecco, ovviamente un ringraziamento ai ragazzi per essere arrivati ad un punto della stagione importante con un traguardo difficilmente raggiungibile al di là dei valori, perché quando si giocano partite secche o partite di solo andata e ritorno non è come il campionato che ti si dà la possibilità di rimediare magari una partita sbagliata. Certo, gara secca è tutto. Gara secca è completamente diverso e di conseguenza i ragazzi vanno elogiati per tutto quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo. Speriamo di mettere la ciliegina poi sulla torta. Insomma, andare a giocarsi lo scudetto è una soddisfazione che anche per un ragazzo, per quanto siano tutti bravissimi, devo dire, veramente forti anche a giocare a pallone, sopra arriva tutti i giorni. Sì, difatti gliel'ho detto, penso che soprattutto quelli del 98 non avranno più la possibilità di farlo negli allievi, 99 certo. Magari l'anno prossimo potranno riprovarsi. Ovviamente sono poi cose, secondo me, che ti rimangono per tutta la vita, indipendentemente certo. La soddisfazione di essere arrivati alla fine di una competizione lunghissima, di una stagione lunghissima e di conseguenza ovviamente anche stressante e stancante. Certo, dai mister, allora ci vediamo sabato. Grazie.